Allegria e tanta dolcezza per la 18ª festa del cioccolato di Cosenza, che si è conclusa con successo in quest'ultimo fine settimana di ottobre. Nonostante le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, la festa più dolce dell'anno si è tenuta con qualche attenzione in più, ma senza rinunciare alla promozione del territorio e all'ospitalità di ben 30 stand, di cui alcuni provenienti da altre parti d'Italia e c'è chi veniva persino dalla Francia. Siamo giunti con un anno di distanza, con un anno di differenza, al 18esimo compleanno di questa manifestazione che ormai è storicizzata sul corso principale di Cosenza, sul Salotto Buono della città, sul corso Mazzini. 18 anni di grandi successi e anche quest'anno non si è smentita l'attrattività dell'iniziativa della CNA, che è la festa del cioccolato di Cosenza, ovviamente. La gente ha risposto benissimo nonostante la pandemia, aveva voglia di uscire, aveva voglia di partecipare, aveva voglia di esserci. A me toccano i ringraziamenti alle persone che hanno reso possibile questa iniziativa, a cominciare dall'assessore Pastore, che ora non c'è più perché era della passata amministrazione, alla nuova amministrazione ovviamente, che hanno permesso di rifarla su questo corso, al presidente della CNA che ha avuto ancora quest'anno, ha voluto dare la fiducia alla nostra organizzazione, e dopo è obbligato per quello che è stato fatto sia del Sua Eccellenza il Prefetto che del Questore della città di Cosenza, perché abbiamo messo in sicurezza il corso. Abbiamo cercato di mantenere tutte le prescrizioni volute per la normativa anti-Covid, abbiamo dovuto ridurre il numero di stand, che sono 30 più 5 dedicate alle associazioni di categoria e alle associazioni di volontariato. Ci sono maestri cioccolatieri che arrivano da tutta Italia e anche dalla Francia, anche quest'anno. Non si è smentita l'attrattività dell'iniziativa. Ieri una bellissima giornata, oggi altrettanto, speriamo anche domani. Maestri cioccolatieri che arrivano da tutta Italia, venite anche voi alla festa del cioccolato nel suo 18esimo compleanno. Siamo giunti alla 18esima edizione della Festa del Cioccolato. Quest'anno questa edizione giunge con la fine del mio mandato d'assessore alle attività economiche e produttive, quindi mi sembra doveroso e giusto fare dei ringraziamenti. Abbiamo lavorato tanto in questi anni del mio assessorato con la CNA e la Publiepa per far sì che la Festa del Cioccolato sia diventata quello che voi vedete oggi. Felicissima anche quest'anno della riuscita, abbiamo come sempre tantissimi espositori artigiani, oltre che calabresi anche da altre regioni, quindi che dire, un successo anche quest'anno. Ringrazio veramente tutti e faccio gli auguri, e mi sembra doveroso, alla nuova amministrazione che proseguirà il lavoro nei prossimi anni. Insomma, una vera celebrazione del gusto che, tra tutta la cioccolata a tema, non poteva far mancare Halloween, nella cui storica diatriba tra dolcetto o scherzetto è facile intuire chi ha avuto la meglio. Bene, siamo qui presenti come Istituto Mancine all'ennesima edizione della Festa del Cioccolato, un momento molto importante per la città di Cosenza dove tutto diventa più dolce. Ma siamo presenti con l'Istituto Mancini perché abbiamo voluto dare ai nostri ragazzi questa opportunità, questa possibilità di mettersi in gioco, quindi di preparare dei dolci a base di cioccolato con i nostri prodotti, quindi anche un richiamo al territorio per far sì che possiamo fare una giusta valorizzazione del prodotto calabrese. I ragazzi sicuramente hanno dato tanto il loro contributo professionale e per loro è un'esperienza formativa molto molto importante. Per cui, come ormai da più edizioni, siamo sempre presenti e così pensiamo di esserlo anche in futuro. Ovviamente, oltre all'impegno dei ragazzi, c'è l'impegno di tutto l'Istituto Mancini, sia nelle figure professionali degli assistenti tecnici, del personale ATA, di tutti i docenti che hanno collaborato, e questo va un ringraziamento, è doveroso un ringraziamento a loro, oltre che al nostro dirigente scolastico che ci permette di poter essere presenti. Ringraziamento va a CNA che da sempre convida e dà a noi questo compito di rappresentare la città istituzionalmente parlando. In Mancini da sempre nel fare ricerca, nel fare sperimentazione, nel fare valorizzazione è presente, e così continuiamo a farlo anche in futuro per dare sicuramente un contributo
sia al settore dell'agroalimentare sia alla formazione dei nostri ragazzi, che è così importante per la Calabria. Quest'anno diciamo che siamo state molto più condizionate a causa del Covid, infatti gli stand sono stati dimezzati per la procedura del protocollo Covid, ma ogni stand ha un proprio steward per controllare direttamente gli assemblamenti davanti agli stand, oltre che normalmente per quanto riguarda il protocollo anche per quanto riguarda gli igienizzanti, che chi si avvicina agli stand ha la mascherina. Questo è un anno particolare, gli operatori sono particolarmente fermi da 2 anni, quindi anche loro hanno bisogno di rinascere di nuovo e di ripartire in questo momento molto delicato, perché le aziende purtroppo sono state completamente chiuse a causa del Covid. Speriamo che sia un buon inizio, la popolazione ha risposto alla grande in questo momento, sia ieri sia stamattina e ancora di più oggi. Oggi ci sarà il pieno totale, speriamo domani chiuderemo i battenti, chiediamo scusa per qualche inconveniente e ringraziamo un po' tutti per aver partecipato così numerosi. Anche quest'anno siamo qui alla Festa del Cioccolato a Cosenza, un evento molto importante, è il 18° evento su Cosenza, quindi possiamo dire che ha raggiunto la maggiore età. A causa della pandemia purtroppo una festività ci è andata via, ma oggi siamo qui a rappresentare il territorio delle eccellenze dei nostri prodotti, dove si vanno ad abbinare benissimamente al cioccolato. Possiamo pensare un po' a tutta la frutta, come le fragole, le clementine, che vanno benissimo sul cioccolato. Oggi noi contribuiamo e continueremo a contribuire a questa meravigliosa festa.